Lorenzo Laverone, dunque, non te l'eri immaginata così questa partita? No, non me l'ero immaginata così e sono contento di aver fatto questo gol, ma soprattutto di aver portato 3 punti importanti per noi, per la Ternana. Lo cercavo da tanto sto gol per mettermi alle spalle un periodo così e così, soprattutto nell'ultimo anno, e che sia un punto di partenza. Partiamo dalla fine, ci racconti il gol? Il gol è niente, appena ho visto Cesar provare a calciare ho detto la porta la prende di sicuro, quindi se la respinge il portiere io mi faccio trovare lì, è andata bene, ho fatto un gol facile ma importante. La partita è stata piuttosto dura, no? Come vi aspettavate, equilibrata? Sì, sapevamo a cosa andavamo incontro, le squadre di Mister Braglia preparano così le partite, sono fastidiose da affrontare e quindi abbiamo fatto un po' più di fatica a trovare gli spazi, anche se potevamo chiuderla all'inizio su 2-0, però penso che l'abbiamo tenuta bene e poi abbiamo vinto alla fine meritatamente. La classifica non si guardava prima, non si guarda neanche adesso? No, non la guardiamo fino a che insomma non siamo sicuri del risultato e della vittoria. Noi dobbiamo pensare a una partita alla volta, adesso dobbiamo pensare alla Turris per concludere bene questa fase del campionato prima della sosta. C'è una dedica per il gol? Sì, la dedica un po' per me e un po' per la mia ragazza che ha passato un periodo brutto e ce lo vogliamo mettere alle spalle tutte e due.